le diverse zone di funzionamento e le analizziamo con quello che abbiamo visto del modello di Ebers e Moll. Partiamo da quella che abbiamo già considerato insieme, quindi la zona attiva diretta, e la rianalizziamo utilizzando il modello di Ebers e Moll. Abbiamo quindi per l'NPN VBE maggiore di 0, VBC minore di 0. E facciamo il disegno del circuito equivalente, il modello di Ebers e Moll. Vediamo un po' se risponde veloce. Allora, abbiamo la base, il diodo tra base emettitore, il diodo tra base e collettore e due generatori. Di alfa RCD. Allora, in questa situazione la cosa che possiamo dire è che la corrente del diodo di collettore è praticamente uguale alla corrente di saturazione inversa, perché ricordate, l'espressione è questa, VBC fratto VT meno 1. Se VBC è negativo, l'esponenziale è insomma, se è abbastanza negativo VBC, l'esponenziale è trascurabile rispetto a 1 e quindi abbiamo che ICD è circa uguale a meno ICS. Quindi, perché l'esponenziale non conta rispetto a 1, quindi tutte le espressioni si semplificano parecchio e abbiamo per esempio IE che è uguale, prendendola così, la corrente di emettitore a meno IED più alfa R ICD, ma ICD è uguale a meno ICS, quindi viene meno IED meno alfa R ICS. Analogamente, IC viene uguale a me, IC è questa, è uguale a meno ICD più alfa F IED e questo è uguale a più ICS più alfa F IED. Vabbè, poco male finora. A questo punto a me cosa conviene ricordare? Mi conviene ricordare che i conè è uguale anche a meno IB meno IC, perché la somma di tutte e tre quelle correnti deve fare 0. E allora faccio la seguente cosa, vedete, prendo IED da qui, la ricavo da qui e la sostituisco qua dentro. Mi faccio questa operazione. Quindi se ricavo IED da lì mi viene IED uguale, vedete la passo di là, la metto in evidenza, quindi viene IB più IC meno alfa RCS. Se la sostituisco nell'espressione di IC mi viene fuori un IC uguale a ICS più alfa FIB più alfa FC meno alfa R alfa F per ICS. Allora porto in evidenza tutti i termini con IC, divido
per i C a destra e a sinistra e mi viene fuori questa espressione qui. IC uguale a alfa F diviso 1 meno alfa F per IB più, beh, qui ICS posso mettere in evidenza, 1 meno alfa R alfa F diviso 1 meno alfa F per ICS. Va bene? Ecco, questa è l'espressione a cui volevo arrivare. Questa è un'espressione che mi lega IC ai B. Allora, in generale, il primo termine è molto più grande del secondo. Vedete, questo mi fa vedere che il dispositivo funziona con un generatore di corrente controllato a corrente, perché immaginate per un attimo di trascurare il secondo termine, qui mi viene IC uguale a qualcosa per IB. Quindi la corrente C dipende dalla corrente IB. C'è un generatore di corrente controllato da corrente. Questo fattore alfa F diviso 1 meno alfa F si chiama anche beta F. E questo fattore invece, che è una costante del modello di Ebersen-Mol, no? 1 meno alfa R alfa F per, per ICS, sono tutte costanti del modello, quindi anche che sia una costante, viene anche chiamata IC0. D'accordo? Allora, come scrivo quindi l'espressione complessiva? Scrivo così, IC uguale a beta F più, beta F più 1 per IC0, perché quel termine 1 diviso 1 meno alfa F, se lo guardate bene, è esattamente uguale a un beta F più 1. Quindi questo qua, questo beta F è diventato un, che cos'è? Ah, qui c'è il B a moltiplicare. Come si chiama? Questo si chiama guadagno di corrente, beta F si chiama guadagno di corrente diretto, perché siamo a polarizzazione diretta, in configurazione emettitore comune. Non bisogna spiegare perché in configurazione è un guadagno di corrente se posso trascurare IC0, però IC0 è sempre trascurabile perché praticamente, vedete, in pratica è il prodotto di una corrente, torno un attimo indietro una pagina, è il prodotto di una corrente di saturazione inversa che è molto piccola per un fattore minore di 1, quindi è trascurabile praticamente sempre. E quindi in zona attiva diretta io lo farò sempre trascurarlo, quindi ottengo proprio il beta F come rapporto tra i C e i B in zona attiva diretta, quindi esattamente un guadagno di corrente. Viene un numero tipicamente abbastanza grande, questa è una cosa utile da verificare insieme, perché vedete, beta F è uguale a alfa F diviso 1 meno alfa F, giusto? Allora, se alfa F è uguale a 0,99, se fate il rapporto, viene beta F uguale a 99. Se alfa F è uguale a 0,995, beta F viene 0,995 diviso 0,005 viene 199. Quindi viene facilmente un numero molto grande. L'ordine di grandezza più comune è quello del centinaio. Ok? E quindi si riesce a ottenere un alto guadagno di corrente.
L'unica cosa che ci rimane da vedere, allora aspettate, questo lo voglio sottolineare, questo è trascurabile nella maggior parte dei casi. Non è trascurabile soltanto quando il B è così piccola da farla diventare importante, no? Quindi se il B non è proprio piccolissima, diventa trascurabile. L'altra cosa che va chiarito è che cosa vuol dire questo A emettitore comune, a che cosa ci si riferisce? Ci si riferisce, vi ricordate il discorso del generatore corrente controllato a corrente? Ecco, a utilizzare il transistore in questa configurazione, per cui la corrente, quella di ingresso di controllo, la I1 sarà la corrente di base, quella di uscita è la corrente di collettore e il terzo elettrodo, quello di emettitore, è a comune tra la maglia di ingresso e la maglia di uscita. Quindi a emettitore comune vuol dire che stiamo. Questo è il circuito che avevamo disegnato all'inizio per il generatore di corrente controllato a corrente. Adesso ci possiamo mettere un transistore. La corrente di ingresso quindi è la corrente di base, la corrente di uscita è la corrente C, il rapporto tra C e B è il beta ed è il guadagno di corrente. Il fatto di dire a emettitore comune è perché, vedete, l'emettitore è l'elettrodo a comune della maglia di ingresso e di uscita. Questo vuol dire emettitore comune. Quindi faccio una freccia qua. Vuol dire emettitore A comune tra la maglia di ingresso uscita. Dunque, oltre a una zona attiva diretta di polarizzazione, esiste anche una zona attiva inversa. Zona attiva inversa, che cosa succede? Beh, semplicemente le giunzioni sono polarizzate al contrario di prima, cioè la giunzione base-emettitore è polarizzata inversamente, la giunzione base-collettore invece è polarizzata direttamente. Va bene? Quindi la situazione è molto molto simile a quella di prima. Se pensate modello di Ebersen-Moll di prima, avete stavolta che è la corrente nel diodo di emettitore, che è praticamente la corrente di saturazione inversa. Quindi possiamo. Allora abbiamo che stavolta è la IED. Vado veloce perché è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, però cambiando di posto all'emettitore e al collettore. Quindi abbiamo una cosa del genere. Quindi se voi rifate esattamente gli stessi conti di prima, non li voglio stare a fare insieme a voi, viene fuori un'equazione che sarà del tipo IE uguale a beta R per IB più beta R più 1 per IE0.
Proprio esattamente lo stesso passaggio, stavolta abbiamo soltanto cambiato il posto, collettore con emettitore. Quindi questa IE0 sarà la IES per 1 meno alfa R alfa F e BR sarà, beta R, scusate, sarà alfa R diviso 1 meno alfa R. Quindi non è cambiato molto. In pratica avremo che la IE0 si può trascurare, quindi IE uguale a beta R IB. Quindi il comportamento è lo stesso di prima, di un generatore di corrente controllato da corrente, però stavolta la corrente di uscita non è la corrente di collettore, è la corrente di emettitore, e invece il terminale collettore sarà quello a comune tra la maglia ingresso e di uscita. Quindi abbiamo semplicemente fatto lo stesso ragionamento di prima, sostituendo tutte le volte che c'era collettore con emettitore e viceversa, e poi anche di conseguenza sostituendo alfa R con alfa F in tutti i casi. Quindi il ragionamento è esattamente lo stesso di prima. Questo beta R si chiama anche, come l'altro, guadagno di corrente. Inverso, perché siamo in zona attiva inversa, a collettore comune, perché stavolta è il collettore che viene messo a comune, non l'emettitore. Quindi tutto uguale rispetto al caso della zona attiva diretta. La differenza principale è che in realtà il beta R viene più piccolo di beta F, perché se alfa R per esempio è uguale a 0,6, che è il caso tipico che vi ho fatto vedere, fate la prova, beta F viene alfa R 0,6 diviso 1 meno alfa R che fa 0,4, il rapporto fa 1,5, quindi viene un guadagno di corrente piccolino. Ok? Il guadagno di corrente è molto più piccolo di quello che si ha in zona attiva diretta. Ora, un po' questa cosa può sorprendere perché quando vi faccio il disegno del transistore con le barrette sembra che l'emettitore e il collettore siano esattamente uguali. Quindi dice perché se lo polarizzo in un modo ho un guadagno più alto, se lo polarizzo in un altro ho un guadagno più basso. C'è un motivo, perché in realtà non vengono realizzati in modo da essere uguali emettitore e collettore e si sbilancia molto il transistore in modo da far avere un guadagno molto alto in una zona di funzionamento a scapito di quello che si può avere nell'altra zona di funzionamento. D'accordo? Quindi è la fabbricazione del transistore che viene ottimizzata in modo tale da aumentare il più possibile il guadagno di corrente in zona attiva diretta e questa è una cosa che di solito si paga perdendo molto nel guadagno di corrente in zona attiva inversa. In pratica questo che cosa vuol dire? È una limitazione che si ha, vorrà dire che il transistore andrà usato quasi sempre in una zona di funzionamento, è pensato per essere usato in zona attiva diretta. La zona attiva inversa deve essere una circostanza eccezionale o non desiderata o da evitare a tutti i costi. Okay. Ve lo racconto per completezza, ma in generale si evita di andare a finire là perché non funziona granché bene. Perché c'è questo sbilanciamento dal punto di vista costruttivo? Io vi ho disegnato un modellino a barretta, no? Del transistore per spiegare un po' il funzionamento e farvi capire un pochino come funziona, ma in realtà non è fatto così un transistore bipolare. Viene realizzato su una fetta di silicio. Comunque i processi termici di impiantazione che vi ho raccontato prima, cioè si sparano dentro ioni droganti, poi si riscalda la fetta in modo da farla curare, poi si risparano ioni droganti, eccetera, è così che si realizza il dispositivo. Se guardiamo una fetta di taglio, quindi questo qua, questo è lo spessore della fetta, ok? Quindi fetta in inglese si dice wafer. Come in tedesco si dice Wafer, come l'ostia, insomma, o biscotto, no? E questo è quindi lo spessore. Ecco, se quindi vediamo,
fetta di taglio, va bene? Questa è una vista di taglio. Il transistor viene realizzato così. Di solito la fetta è drogata P, si realizza una zona drogata N all'interno, prendendo quel procedimento che vi dicevo prima di impiantazione e poi di riscaldamento. All'interno di questa si fa un'altra diffusione di tipo P e all'interno ancora si fa una diffusione di tipo N più, dove N più vuol dire una N molto alta. Va bene? Cosa vuol dire che all'interno si fa una diffusione di altro tipo? Vuol dire che si deve drogare sempre di più. Quindi, per esempio, il P del substrato, diciamo della fetta originario, è 10 alla 14, va bene, centimetri a meno 3. Si fa la prima diffusione N che è 10 alla 15, in modo da rendere quella zona N, che nuovi N siano preponderanti. A quel punto poi la diffusione P successiva dentro si fa di tipo 10 alla 17, cioè che compensi tutti i droganti tipo N che c'erano prima, tutti i drogati i donatori precedenti e aggiunga un sacco di accettori in più, in modo che la zona diventi, dal punto di vista pratico, una zona di accettori. A quel punto, se l'ultima parte dentro voglio fare tipo N, devo drogare ancora di più, quindi è sempre un drogaggio crescente e si raggiunge quella zona che si chiama N più, un drogaggio di 10 alla 19, 10 alla 20 centimetri a meno 3, si va su per ordine di grandezza. Quindi non sono tutti uguali i drogaggi. Poi a questo punto si fanno contatti qui, questo qui diventa il contatto di emettitore, questo qui diventa il contatto di base e questo qui diventa il contatto di collettore. Perché poi i contatti vengono realizzati sullo stesso piano, perché tutto il circuito integrato viene realizzato in modo planare, quindi con una stampa. Tutti i contatti stanno sopra e poi si fanno i collegamenti. Quindi che cosa vuol dire? Che relazione c'è tra questo schema con una barretta che avevo fatto prima e invece lo schema reale? La relazione è forte. In pratica questa barretta equivale a questa zona, la zona più interna, quella che chiamiamo anche transistore intrinseco, quindi il transistore vero e proprio, quello che funziona al transistore. Che differenza c'è tra il transistore intrinseco e il transistore più generale? Ci sono due differenze principali. Una differenza, la vedete bene qua, è che il drogaggio della zona di emettitore e di quella di collettore è molto diverso. La zona di emettitore è molto più drogata di quella di collettore, ma 4 ordini di grandezza in più tipicamente, fattore 10.000 volte più drogata. Ok? Non solo, poi l'emettitore è piccolino e molto drogato, il collettore è poco drogato e molto largo. Okay? Questa è un'altra cosa che ha un effetto. La base è molto stretta, ora qui ho esagerato lo spessore della base, ma se vogliamo che il guadagno sia alto, che ricombini molto poco, la base deve essere piccolina. Qui l'ho esagerata perché altrimenti il disegno non mi veniva. L'altra differenza che si vede abbastanza chiaramente è che qua, vedete, ecco, qui lo posso rappresentare fisicamente in questo modo, per andare dal transistore intrinseco al contatto vero e proprio, c'è da passare una zona di materiale che presenterà una certa resistenza. Quindi non ho soltanto il transistore, ma ho anche delle resistenze che vanno ai contatti. Oh, di queste resistenze in realtà una sola conta per tanto, le altre due sono trascurabili. Quella che conta tanto è la resistenza di base. Perché le altre due sono trascurabili? Perché quella di emettitore di solito è una regione molto drogata e molto piccola, quindi poi alla fine la resistenza viene trascurabile. La regione collettore è poco drogata. Quindi avrebbe una resistività non piccola, però è molto larga, quindi poi questo fa sì che la resistenza complessiva sia bassa. La base invece è drogata a livello intermedio, è molto stretta e quindi di fatto viene una resistenza significativa. Quindi spesso bisogna considerare la resistenza di base.
Le altre due le trascuriamo per semplificare, ma bisogna considerare la resistenza di base. Quindi nella pratica, quando vedrete, andremo a fare un modello di Ebers-Moll o analizzeremo un transistore bipolare. Se vogliamo avere dei risultati dal punto di vista quantitativo un pochino più accurati, bisogna anche fare questo lavoro qua, mettere qua una resistenza in più, dove questo B è il contatto esterno, questo B' è la base intrinseca, diciamo, a questo punto, il resto è il modello di Ebers-Moll che conosciamo. Questa resistenza di base qui la chiamiamo RB. Il nome mi sembra abbastanza ovvio. Oh, per completezza, se vedo il transistore dall'alto della fetta, vediamo fetta dall'alto, solo il particolare del transistore, chiaramente non ci interessa tutta la fetta, la vista dall'alto, cerco di farla, come dire, sincronizzata con l'altra. Ho una cosa del genere, ho qui che vedo la zona N di diffusione iniziale del collettore, poi dentro vedo la diffusione della zona P di base, poi dentro ancora vedo la diffusione della zona N di emettitore, sono una dentro l'altra. Queste vaschine vengono create una dentro l'altra. Ho qui dall'alto vedo un contatto, questo è il contatto di emettitore, qui vedo un altro contatto che è il contatto di base. E poi qua vedo un altro contatto che è il contatto di collettore, tipicamente più ampio. Quindi, e poi a questo punto i contatti sono tutti sulla stessa faccia e i collegamenti si fanno abbastanza liberamente. Ok, allora proviamo a riepilogare alcune cose che abbiamo detto e vediamo che di completare il discorso delle regioni di funzionamento. Vediamo qua, regioni di funzionamento. Del BJT di tipo NPN, quello che stiamo considerando. Allora, qui ho bisogno di righe, vediamo un po' se mi riesce. Dunque, se io prendo delle righe qua, vediamo un po', eh. Dunque. Ah no, mi vengono così. No, volevo delle righe. Se faccio così, perché mi vengono? Ah, ok, perfetto. Allora. Torna qui. Una qui, questa poi sono più su. Ok, e poi mi servono delle altre righe. Verticali. Una la prendo così. No, più su. Si fa adesso. Ok. Oi oi. Vabbè, perfetto. Allora. E poi prendiamo la penna di nuovo. Dunque, allora, ricapitoliamo le cose che abbiamo visto finora. Abbiamo
visto due zone in funzionamento, zona attiva diretta e zona attiva inversa, va bene? Quindi zona attiva diretta e zona attiva inversa. Abbiamo detto le due tensioni VBE e VBC come sono messe. In zona attiva diretta la VBE è maggiore di 0, la VBC è minore di 0. Quindi il diodo tra base emettitore è in diretta, il diodo tra base collettore è in inversa. Va bene? Se rappresentiamo l'andamento della, per esempio, energia potenziale per gli elettroni, dunque mettiamo la solita barretta per avere il riferimento, quindi emettitore, base, collettore, abbiamo detto che succedeva una cosa del genere, c'era qui un andamento di questo tipo, quindi questa era l'energia potenziale per gli elettroni. E poi, dunque, questa è l'energia potenziale per gli elettroni. Se rappresento va bene, mi ricordo che avevo trovato IC uguale a beta FB più beta F più 1 per IC0. Questo avevamo trovato. E avevamo detto in pratica che gli elettroni iniettati dall'emettitore finivano tutti nel collettore, quindi questi elettroni iniettati all'emettitore finivano tutti nel collettore, e poi invece c'erano le lacune che dalla base andavano a finire nell'emettitore. Quindi questi erano i flussi principali. Va bene. Poi abbiamo zona attiva inversa, abbiamo detto, questa è minore di 0, questa è in inversa, questa qui è in diretta, e stavolta l'andamento è di questo tipo. Quindi abbiamo IE uguale a beta RIB più beta R più 1 per IE 0. Stavolta il meccanismo è leggermente diverso perché ho gli elettroni che vengono iniettati dal collettore e finiscono nell'emettitore, e le lacune invece vedono una barriera bassa andando dalla base al collettore. Quindi questa è la situazione. Ora, chiaramente ci sono altre due zone che ancora non ho visto, perché se vado a guardare i segni di VBE e VBC ho quattro combinazioni possibili, no? Allora aggiungiamo le altre. C'è una zona che si chiama di saturazione durante la quale, nella quale, scusate, tutte e due le giunzioni sono polarizzate in diretta e quindi tutte e due le barriere sono basse. In pratica mi trovo in una situazione di questo tipo, che vuol dire che le barriere sono basse, gli elettroni liberamente possono passare da un terminale all'altro e così anche le lacune. In pratica non ci sono barriere, la conduzione non è ostacolata in nessun modo. Questa è una situazione in cui il dispositivo si comporta come un interruttore chiuso. Ok? Quindi gli elettroni possono andare in questa direzione, ma possono anche andare in questa, non c'è niente che ostacoli la corrente. Quindi come è un cortocircuito quasi, un interruttore chiuso. Oh, per completare c'è anche l'altra regione, quella nella quale tutte e due le giunzioni sono polarizzate inversamente. Anche questa è un pochino meno interessante, si chiama regione di interdizione, o anche in inglese di cut-off. Cut-off. Quindi tutte e due le giunzioni sono in inversa,
vuol dire che tutte e due le barriere sono così alte da bloccare il passaggio di corrente. Quindi il dispositivo si comporta come un interruttore aperto, non passa corrente. Qui posso scrivere che in pratica IC è circa uguale a B è circa uguale a IE è praticamente zero. Va bene. Nella pratica, le zone di funzionamento e saturazione e interdizione vengono adoperate soltanto quando si usa il transistore bipolare in elettronica digitale, in cui mi interessano soltanto interruttori aperti e chiusi. Ok? La zona attiva diretta viene utilizzata quando voglio utilizzare il transistore come amplificatore, quindi in elettronica analogica in generale. La zona attiva inversa è una zona che cerco di non utilizzare. Quindi ottimizzo il transistore in modo che la zona attiva diretta sia molto buona, quella inversa tanto non la voglio, non mi importa. Ok? Va bene.